Va bene. Beh, intanto penso che sia stata un'ottima iniziativa e chiaramente invito tutti a continuare a studiare questo periodo, questi temi, in particolare per la costruzione dell'organizzazione rivoluzionaria nei Balcani e incluso anche Trieste e il resto dell'Italia. È importante avere una conoscenza approfondita di questi avvenimenti, una consapevolezza anche delle lezioni che dobbiamo trarre da questo periodo della storia e che conclusioni possiamo trarre dalla discussione di oggi. In alcuni casi ripeterò alcune cose che secondo me è importante che sottolineiamo, evidenziamo, diciamo, nella massa di informazioni che è stata fornita nelle relazioni, negli interventi. Si tratta di una storia molto complessa e chiaramente tutti gli aspetti, le sfaccettature non necessariamente devono essere comprese a fondo, ma è importante che ne traiamo alcune conclusioni generali. Intanto la storia dei Balcani, incluso l'ultimo periodo, quello più in cui l'aspetto reazionario è prevalente, la storia dei Balcani e la storia della Jugoslavia è un concentrato di svolte e cambiamenti repentini dove tutta la regione paga il ritardo storico dello sviluppo capitalistico e lo sviluppo delle coscienze nazionali arriva tardi sulla scena della storia, e questo fa sì che tutti i conflitti di tipo nazionale, etnico e anche i processi rivoluzionari facciano parte di un'epoca diversa della storia del capitalismo, che è quella dominata dall'imperialismo, e quindi per definizione i conflitti, la storia, gli sviluppi che abbiamo discusso, sia di contenuto rivoluzionario sia di contenuto reazionario, sono inestricabilmente legati agli avvenimenti internazionali da tutti i punti di vista, nel senso che qualsiasi importante svolta nella situazione nei Balcani chiaramente parte anche da cause interne, ma ha un impatto molto molto forte di avvenimenti che vengono decisi o che vengono stabiliti a livello più generale, le contraddizioni a livello più generale. Pensiamo alle guerre balcaniche, come portano in qualche modo a diventare il catalizzatore dell'esplosione del conflitto interimperialistico della prima guerra mondiale, e come poi la sconfitta della rivoluzione in Europa, il periodo aperto dalla rivoluzione di ottobre, che viene chiuso con la vittoria del nazismo in un certo senso di rivoluzione in Europa, parzialmente perlomeno, una chiusura importante, poi si riflette nei destini dei Balcani in maniera, e del resto del mondo ovviamente, in maniera molto importante, con le conseguenze della vittoria del nazismo che poi portano alla seconda guerra mondiale, all'occupazione della spartizione imperialista dei Balcani, e di conseguenza anche questi avvenimenti che impatto hanno avuto dal punto di vista della storia rivoluzionaria. L'impatto della degenerazione della rivoluzione d'ottobre, dello stalinismo, sugli sviluppi di questa rivoluzione. Quindi tutto questo penso che sia fondamentale, che la dimostrazione pratica, la storia dei Balcani è la dimostrazione pratica, se ce ne deve essere una in più, possiamo prendere anche altre parti del mondo, ma nei Balcani è particolarmente vera, che la lotta rivoluzionaria contro il capitalismo può essere solo portata avanti a livello internazionale, con una prospettiva internazionalista, altrimenti è destinata a essere isolata e sconfitta. Penso che la seconda lezione, diciamo, di questi avvenimenti è che chiaramente nonostante l'affermazione dello stalinismo, è stato spiegato anche come la formazione del Partito Comunista Jugoslavo
subisce una cesura da un certo punto di vista con le purghe di Mosca, che combinata con la repressione dopo accentuata dopo il 1929 e l'indebolimento in generale delle forze del Partito Comunista Jugoslavo, porta a una riorganizzazione e un riallineamento della nuova direzione intorno a Tito sulle posizioni difese dall'internazionale comunista stalinizzata. Ma nonostante questo, la prospettiva che porta il Partito Comunista Jugoslavo a diventare il centro della lotta di resistenza, della rivoluzione jugoslava contro l'occupazione nazifascista, è una prospettiva che ha anche un collegamento con la storia precedente, nel senso che mantengono un'impostazione internazionalista che gli permette costruire un fronte della lotta di liberazione nazionale che assume caratteristiche rivoluzionarie e che ha un impatto su tutti i Balcani e che porta poi alla formazione della Jugoslavia. Questo nonostante l'influenza negativa dello stalinismo, che in alcuni casi, per esempio, pensiamo alla Grecia, nel stesso periodo, produce un impatto devastante sulle prospettive rivoluzionarie della lotta di liberazione in Grecia. Quindi, nonostante l'influenza dello stalinismo, abbiamo lo sviluppo della rivoluzione jugoslava, che è una delle rivoluzioni fondamentali più importanti da questo punto di vista, come diceva Davide e altri compagni che sono intervenuti, fa parte integrante del nostro patrimonio e del nostro patrimonio rivoluzionario anche da un punto di vista di tradizioni e di analisi teorica. L'analisi marxista di questi avvenimenti è fondamentale ed è importante che oggi, in particolare, quando ne traiamo, ne delineiamo le lezioni fondamentali, manteniamo un punto di vista materialista, un punto di vista scientifico rispetto a questi processi, per quanto ovviamente ci sia anche una componente emotiva molto importante per tutti quelli che sono stati toccati in qualche modo o per le conseguenze che vediamo della distruzione dello Stato jugoslavo, ma è importante mantenere un approccio equilibrato e capire quali sono state le cause della vittoria della rivoluzione nella lotta di resistenza contro l'occupazione nazifascista, ma anche le contraddizioni interne al regime che nasce da questa lotta e che poi portano in parte, perché c'è sempre la componente internazionale ovviamente, ma che portano in parte queste debolezze, espongono il futuro della rivoluzione e portano alla sua sconfitta e quindi allo scenario che si è venuto concretizzando negli ultimi 30 anni. Quindi la lotta di liberazione dal nazifascismo culmina in una vera e propria rivoluzione che viene egemonizzata dal Partito Comunista Jugoslavo, perché appunto con il suo approccio internazionalista alla soluzione della questione nazionale e anche per il ruolo reazionario giocato dalla borghesia di ogni orientamento politico. Di fatto la borghesia nei Balcani in ogni divisione nazionale abdica completamente a giocare un ruolo indipendente rispetto all'interferenza, all'intervento delle varie potenze imperialiste, quindi si schierano diversi settori della borghesia nazionale, si schierano o con l'occupante, in modo sostenendo, collaborando con l'occupante, oppure con le potenze imperialiste in competizione con gli occupanti nel caso della guerra. E quindi abdicano a qualsiasi politica indipendente e questa capitolazione della borghesia liberale di fronte al nazifascismo o di fronte all'imperialismo occidentale crea un vuoto politico che viene riempito dalla direzione del Partito
comunista, con questa esplosione di energia intorno alla lotta di liberazione nazionale, che porta a una crescita esponenziale delle forze, forze partigiane, e assume caratteristiche rivoluzionarie, tanto che alla vigilia della formazione dello Stato jugoslavo abbiamo l'esercito di liberazione jugoslavo che ha 800.000, organizza 800.000 combattenti tra uomini e donne, quindi una forza assolutamente fondamentale. Per capire il processo successivo è importante che manteniamo una chiarezza su quali sono le caratteristiche fondamentali dello Stato che emerge da questo processo rivoluzionario e anche perché assume quella forma che non è soltanto dovuta a limiti soggettivi della direzione del Partito Comunista Jugoslavo, ma anche ai rapporti di forza internazionali e all'esistenza di un potente e rafforzato Stato operaio degenerato nel caso della Russia e del ruolo dello stalinismo in generale. La vittoria dello stalinismo gioca un ruolo, la Russia, l'Unione Sovietica gioca un ruolo fondamentale nella vittoria contro il nazifascismo da un punto di vista militare, ma non è solo l'impatto militare di questa vittoria che condiziona tutto lo scenario del dopoguerra. E lo stalinismo esce temporaneamente rafforzato da questa vittoria e ovviamente dal fatto di riuscire a stabilire un controllo in parte basandosi su processi di tipo rivoluzionario, in parte diciamo neutralizzando il potenziale rivoluzionario di questi processi della resistenza nella parte orientale dell'Europa con una presenza militare dell'Armata Rossa che in qualche modo riesce a permettere alla burocrazia russa di decidere in quale direzione questa società devono andare. E quindi il carattere deformato della rivoluzione non è soltanto in Jugoslavia ma in tutto l'est Europa, nonostante stiamo parlando di processi rivoluzionari reali in cui la classe operaia gioca un ruolo importante, come nel caso della Cecoslovacchia per esempio. Cecoslovacchia forse anche più chiaramente dell'esperienza jugoslava, perché in Cecoslovacchia abbiamo l'esplosione di consigli operai, centinaia e centinaia di consigli operai a tutti i livelli della società, e l'insurrezione contro l'occupazione nazifascista avviene ancora prima dell'intervento dell'Armata Rossa, quindi di fatto c'è un ruolo indipendente del movimento operaio. Il Partito Comunista Ceco si trova in qualche modo a dover cavalcare questa esplosione rivoluzionaria in maniera anche con conflitti interni, dibattiti e diciamo tutto il periodo successivo è un periodo in cui la burocrazia stalinista dell'Unione Sovietica fatica a imporre un controllo sulla situazione in tutta una serie di paesi liberati, diciamo, in cui l'Armata Rossa era stata accolta come una forza liberatrice e sprigionando questa energia rivoluzionaria ovunque. Nel caso della Jugoslavia, ovviamente anche per via di questi rapporti internazionali la rivoluzione prende una forma, subisce una deformazione sia per il fattore soggettivo sia per il contesto internazionale e quindi parte come una rivoluzione deformata. È lo Stato operaio che viene costituito, il capitalismo viene abolito, la classe capitalista di fatto se ne scappa con la ritirata delle forze nazifasciste e il potere rimane nelle mani dell'esercito di liberazione nazionale, della guerriglia, dei partigiani che prendono il potere. Nonostante il ruolo importante giocato dalla classe operaia, la classe operaia gioca un ruolo subordinato rispetto alla guerriglia. La vittoria della rivoluzione in Jugoslavia coglie di sorpresa tutti, non tanto i rivoluzionari jugoslavi, ma in generale coglie di sorpresa gli occupanti nazifascisti, ovviamente, che però vedono crescere la forza di questo movimento e devono per forza ritirarsi a un certo punto. Prende di sorpresa l'imperialismo britannico e americano,
che poi devono correre ai ripari, cercando di stabilire un contatto, una relazione con Tito e la direzione delle forze partigiane in Jugoslavia, ma soprattutto, colli di sorpresa, la burocrazia stalinista a Mosca. E di fatto crea una situazione di conflitto potenziale che, come in altri posti, diciamo, la componente rivoluzionaria assume ha una vitalità, esprime delle energie e porta anche a un balzo enorme nel livello di coscienza, nelle proprie forze della classe lavoratrice in tutti questi paesi, che la burocrazia stalinista fa fatica a riportare sotto controllo. Nel caso della Jugoslavia, proprio per il carattere di massa dell'appoggio al regime che viene stabilito a partire dal 1946, in particolare con la nazionalizzazione dei mezzi di produzione e l'espropriazione della borghesia, si esprime anche in un conflitto che però assume un carattere burocratico tra la direzione jugoslava e la direzione di quello che è la nuova reincarnazione dell'Internazionale Comunista, che non dimentichiamoci viene abolita per decreto da Stalin nel 1943 e che poi viene ricostituita come un'agenzia di fatto di politica estera della burocrazia sovietica con il Cominform. Cominform che non ha nessuna delle caratteristiche che prima, seppur in maniera deformata, aveva l'Internazionale Comunista, diventa proprio un'agenzia della politica estera del Cremlino. E quindi completamente burocratica. Questo scontro apre la possibilità, ovviamente, apre delle contraddizioni importanti, ha un impatto a tutti i livelli, per esempio pensiamo solo all'impatto che ha avuto sul Partito Comunista Italiano, dove lo scontro tra Tito e Stalin produce tutta una serie di ripercussioni interne, di conflitti e di discussioni anche nella base del Partito Comunista Italiano, in generale apre una contraddizione e qui vediamo anche un aspetto di cui parlavo prima, del carattere bonapartista del regime di Tito, che in pratica si avvale di questa situazione nelle relazioni internazionali in cui l'imperialismo anglo-americano, che ha vinto la seconda guerra mondiale ma ne esce debilitato nel senso di risorse, di possibilità di intervento diretto per un periodo, e dall'altro lato abbiamo l'Unione Sovietica che ne esce rafforzata enormemente con un'autorità impressionante, enorme, nelle masse coloniali, nelle masse operai in tutto il mondo. Questa situazione che scaturisce dalla Seconda Guerra Mondiale crea dei margini per tutta una serie di politiche che poi Tito porta avanti, che in qualche modo gli permette di bilanciarsi in maniera bonapartista, di utilizzare le contraddizioni dello scontro che si crea con la Guerra Fredda per strappare determinate concessioni all'imperialismo, per esempio la questione delle armi, finanze e altro, in un gioco cinico in un certo senso, che però ha come scopo quello di mantenere una certa indipendenza dello Stato jugoslavo. E quindi si apre tutta la questione dell'autogestione, per esempio, tutto il discorso che comunque ha avuto un impatto anche a livello dei dibattiti e delle discussioni nel movimento comunista internazionale. L'autogestione è stata presentata come un modello alternativo di democrazia operaia, eccetera, eccetera. Rispetto a questo sono state dette molte cose, è importante che noi consideriamo alcuni aspetti. Intanto si pone la questione che storicamente, diciamo, credo che possiamo dire che da un punto di vista storico è stata risolta, cioè la questione che all'epoca si poneva era: è possibile un'autoriforma della burocrazia portata avanti da se stessa, quindi uno stato operaio deformato può, la burocrazia al vertice di questo stato operaio deformato
se è possibile, da un punto di vista teorico, che porti avanti una sua autoriforma. E di fatto l'autoriforma è possibile, ovviamente, ne abbiamo visti tanti esempi, ma questa autoriforma si scontra contro un elemento fondamentale. Ted Grant spiegava in questi termini che la burocrazia operaia di uno stato operaio deformato può fare tante cose, ma l'unica cosa che non farà è quella di scendere dalla groppa della classe operaia produce il plusvalore, che produce la ricchezza di cui la burocrazia si appropria all'interno di questa società. E quindi l'autoriforma si ferma al punto in cui, dando potere ai lavoratori, questo potere incomincia ad esprimersi in modi antagonistici rispetto al dominio della burocrazia, e quindi minaccia il dominio della burocrazia sulla società. Questo è quello che è esattamente avvenuto anche con l'autogestione. Ci sono stati casi in cui l'autogestione si è spinta un po' troppo in là e quindi sono dovuti intervenire per rimettere a posto le cose. Ma in generale l'autogestione, il sistema dell'autogestione introduce un elemento che è questo. Il controllo operaio ha senso soltanto se è sulla base di un controllo sulle scelte generali dell'economia. Ma se si introduce l'elemento del controllo operaio nel senso di controllo e gestione di una particolare impresa o di un particolare settore, la questione della democrazia operaia perde di significato dal punto di vista generale di sviluppo armonioso della società. Non è più un elemento di democrazia operaia all'interno del socialismo, ma diventa un elemento che può portare alla reintroduzione di dinamiche privatistiche all'interno anche di un'economia pianificata. Di fatto l'autogestione si sposa e si interseca con le riforme di mercato che vengono portate avanti, l'introduzione del socialismo di mercato e altre formule che vengono portate avanti in quel periodo da parte della direzione di Tito. E quindi i limiti dell'autogestione non sono soltanto quelli che la riforma viene portata avanti dall'alto ed è, diciamo, un tentativo di autoriforma burocratica, nel senso di decentralizzare i centri decisionali, di decentralizzare il potere. Ma è anche un limite, nel senso che i lavoratori che partecipano alle decisioni non lo fanno da un punto di vista delle necessità generali della società, ma lo fanno dal punto di vista di come accrescere la propria capacità di attingere al plusvalore che loro stessi producono, ma su base individuale o di azienda individuale o su basi nazionali, come nel caso appunto del coordinamento tra l'autogestione e la decentralizzazione delle decisioni nelle varie repubbliche e all'interno delle Jugoslavie. Quindi le riforme di mercato che vengono portate avanti in quel periodo sono fondamentalmente delle riforme che creano, che minano alla base lo stesso stato operaio, anche se chiaramente la Lega Comunista Jugoslava e per un certo periodo Tito diventano i garanti del mantenimento del sistema di economia pianificata, in un certo senso, di fronte a queste riforme. L'abolizione del commercio estero, del monopolio del commercio estero, scusate, è un passo importante. La decisione di dare alle repubbliche e alle singole imprese la possibilità di andare a sollecitare sul mercato internazionale crediti o capitali, investimenti di capitale indipendentemente, o di utilizzare i propri profitti per investire in altre imprese, eccetera, eccetera, creano una dinamica che è cosiddetto il socialismo di mercato, ma che di fatto porta all'atomizzazione della classe operaia. Nel processo di autogestione la classe operaia perde di vista l'interesse generale e il controllo sullo Stato. Quindi non si tratta di una nuova politica economica come quella sviluppata dai bolscevichi, che aveva come controbilanciamento il ruolo del partito rivoluzionario, da un lato,
e la democrazia sovietica dall'altra. E in più il fatto che i sindacati comunque avevano un compito che era quello di tutelare e organizzare e difendere gli interessi generali dei lavoratori o particolari dei lavoratori in una singola azienda o ramo di industria, eccetera, eccetera, anche in conflitto e contro le decisioni dello cosiddetto Stato operaio. Lenin su questo punto insisteva molto, anche in una polemica contro Trotsky, per esempio, il fatto che la natura dei sindacati non poteva essere trasformata anche in condizioni di potere dello Stato operaio, dovevano continuare a mantenere questa caratteristica, quella di organizzazione di base della classe operaia, in un certo senso, nella difesa degli interessi della classe. In Jugoslavia questo non esisteva assolutamente. E quindi l'assenza di democrazia operaia, l'assenza di organi di democrazia operaia, tra l'altro, e dei sindacati nel senso vero del termine, e l'abolizione porta diciamo al fatto che queste riforme portano di fatto all'abolizione del piano economico, che diventano linee guida generali, ma non è più un piano economico, e all'introduzione della concorrenza tra imprese, tra repubbliche, tra settori diversi dello Stato, eccetera, eccetera. Tutte queste misure, più una serie di riforme che vengono introdotte come conseguenza dell'impatto di queste riforme successivamente, la decentralizzazione, la regionalizzazione della Lega Comunista con la creazione dei comitati centrali a livello di Repubblica, la regionalizzazione dell'esercito nazionale e concessioni alle burocrazie nazionali che vengono portate avanti una dopo l'altra, portano, invece che l'auspicato stimolo allo sviluppo economico, portano invece a un rallentamento dello sviluppo economico, perché moltiplicano il peso di questa burocrazia che diventa pletorica e invece che risolvere, incrementa l'impatto della crisi generale del controllo burocratico sull'economia. Tutto questo esisteva già prima della morte di Tito nel 1980, era già in una dinamica in pieno sviluppo, ma proprio per la natura bonapartista del regime, bonapartista proletario del regime, la figura di Tito diventa chiave, diventa l'elemento chiave che mantiene insieme tutto. Quindi quando viene a mancare lui, nel 1980 con la sua morte, si innescano tutta una serie di processi che erano tenuti sotto controllo dalla presenza di Tito e dalla sua autorità personale e come garante degli equilibri della burocrazia. Quindi il crollo della Jugoslavia, questo è importante, penso, che noi comprendiamo bene, il crollo della Jugoslavia è una combinazione di fattori interni ed esterni, in cui i fattori interni giocano un ruolo molto importante. Chiaro che c'è tutto il contesto mondiale che porta in quella direzione, che sicuramente avrebbe avuto un impatto comunque, ma proprio per le debolezze, per le contraddizioni, per gli errori e per le conseguenze di certe scelte, hanno avuto un impatto devastante in primo luogo proprio sulla Jugoslavia. Possiamo fare l'esempio, il controesempio per esempio di Cuba, e vediamo Cuba da un lato, chiaro, Cuba perlomeno non aveva queste enormi linee, enormi punti di debolezza come la questione nazionale e altre, per cui è stato più semplice dal punto di vista della burocrazia castrista resistere in un determinato periodo, ma nel caso della Jugoslavia obiettivamente tutte le scelte fatte nel periodo precedente rendono l'epilogo e il crollo della federazione uno sviluppo inevitabile, e lo diventa ancora di più nel momento in cui le lotte operaie, invece che costituire e rappresentare un'alternativa, come Roberto ha spiegato, un'alternativa che deve essere per forza di tipo rivoluzionario per rigenerare la rivoluzione,
vengono invece sconfitte, quindi da quel punto in poi non c'è più nessuna forza che esercita una resistenza a questo processo, a procedere nella direzione della disgregazione, il crollo della federazione. I fattori interni sono molto importanti, la degenerazione nazionalista della burocrazia e anche la crescita del potere delle burocrazie nazionali nel contesto della federazione. Incomincia a provocare una serie di azioni e reazioni, come il discorso di Milosevic e le politiche di Tudjman, che poi portano alla esasperazione della questione nazionale irrisolta, o temporaneamente sopita, ma irrisolta, le differenziazioni dal punto di vista economico e sociale delle diverse repubbliche che andavano in direzioni diverse. A un certo punto, non mi ricordo dove l'avevo letto, ma questa è una caratteristica generale di tutti i paesi del blocco stalinista. A un certo punto il livello di integrazione economica di queste economie, che hanno raggiunto al picco dello sviluppo, è minore rispetto al livello di integrazione economica di altre economie capitaliste sviluppate. Quindi da questo punto di vista è già in un certo senso una condanna storica dell'incapacità dello stalinismo di superare le divisioni nazionali, anche da un punto di vista proprio economico. E poi chiaramente c'è la pressione del capitalismo, la pressione dell'imperialismo, l'indebitamento, tutto quello di cui si è discusso, e l'intervento diretto dell'imperialismo a dare il colpo di grazia alla struttura ormai abbastanza pericolante di tutto l'edificio. Quindi non è, sicuramente ci sono cospirazioni da parte dell'imperialismo su come utilizzare la Jugoslavia contro in chiave antirussa, anti-Unione Sovietica, eccetera, eccetera, ma non è la cospirazione imperialista l'unico fattore, e né forse quello preponderante che determina questo tipo di risultato. Di fatto la Jugoslavia non poteva essere e non è stata non poteva essere un paradiso socialista in una situazione in cui rimaneva isolata nel contesto internazionale, e il movimento dei non allineati non era la soluzione a questo problema, né da un punto di vista economico, anche se magari dava qualche respiro, ma soprattutto non portava alla trasformazione rivoluzionaria che era necessaria per rovesciare gli equilibri internazionali che erano basati su questo conflitto di lungo periodo tra l'imperialismo nordamericano, angloamericano, per semplificare, e l'Unione Sovietica, la cosiddetta guerra fredda, che viene risolta eventualmente con il crollo dell'URSS. E quindi la restaurazione del capitalismo porta alla dissoluzione della Jugoslavia, alla guerra civile, a un disastro economico e sociale, e di fatto ancora oggi la maggior parte delle repubbliche, degli staterelli che scaturiscono dall'esplosione della Jugoslavia, non hanno recuperato il livello di tenore di vita e di capacità produttiva del periodo precedente. Le uniche due eccezioni, come spiegavano prima, sono Slovenia e Croazia. La Slovenia di più, la Croazia solo recentemente di fatto è riuscita a superare questo livello, ma per il resto della ex Jugoslavia è stato un disastro di proporzioni catastrofiche, ovviamente. E il risultato è quello che i regimi capitalisti che si sono costituiti sono regimi capitalisti dipendenti, subordinati a questo o quell'altro delle sfere di influenza delle potenze imperialiste principali, e addirittura sono terreno di conquista, nel senso che anche paesi con livelli di capacità di penetrazione imperialista molto minori rispetto agli Stati Uniti stanno colonizzando di fatto, per esempio, la Bosnia, penso alla Turchia, penso all'Arabia Saudita e altri. In Serbia c'è stato un esempio, per esempio, di una multinazionale coreana, non mi ricordo quale, che aveva imposto un tale regime all'interno dei propri stabilimenti in Serbia,
che costringeva i lavoratori a lavorare senza pause neanche per andare al gabinetto, e quindi dovevano vestire i pannoloni nel caso in cui, diciamo, avessero avuto bisogni di tipo corporali, non potevano assentarsi e andare in bagno, ma dovevano quindi questi livelli di oppressione vengono imposti anche da potenze che sono relativamente secondarie dal punto di vista degli equilibri internazionali. Quindi un capitalismo, una serie di regimi capitalisti dipendenti e subordinati all'imperialismo. Sì. E di fatto abbiamo almeno due casi in cui c'è una dominazione diretta dell'imperialismo da tutti i punti di vista: il caso del Kosovo e il caso della Bosnia, che è un protettorato dell'Unione Europea e della NATO da tutti i punti di vista, anche proprio formale, nel senso letterale. E quindi concludo dicendo, entrando, diciamo, nel tema che chiaramente è molto importante, di come questa discussione sia importante per capire come si svilupperà, come le prospettive per i Balcani si svilupperanno da un punto di vista della rivoluzione, del processo rivoluzionario in atto a livello mondiale. Credo che questa discussione dimostri come gli eventi internazionali hanno un impatto estremamente forte su tutti i paesi nei Balcani, sia dal punto di vista negativo, ma anche dal punto di vista di collegare tutte le contraddizioni e esasperarle a un punto in cui raggiungono proporzioni esplosive e diventano diciamo questioni di vita o di morte, nel senso letterale del termine, in certe fasi. E quindi la crisi globale del capitalismo ha un impatto sulle prospettive per tutta la regione. E dal nostro punto di vista è importante capire che il fattore che può determinare un cambiamento qualitativo nella situazione è il ruolo della classe operaia. E il ruolo della classe operaia è collegato alla questione della costruzione di una direzione politica anche della lotta rivoluzionaria. Ora, nonostante l'impatto estremamente negativo del crollo disastroso, del crollo della Jugoslavia, in tutti questi paesi comunque il processo di globalizzazione capitalista ha creato una nuova classe operaia, ha creato una serie di contraddizioni al suo interno, e il contesto globale del capitalismo sta provocando una destabilizzazione a tutti i livelli, compresi i paesi imperialisti fondamentali, il cuore dell'imperialismo a livello mondiale, cominciando dagli Stati Uniti, parlando dell'Unione Europea. Se andiamo a vedere la situazione per esempio del capitalismo tedesco oggi, lo compariamo a quello che era il capitalismo tedesco negli anni 90, quando hanno assorbito la Germania dell'Est, c'è stata la grande trionfo dal punto di vista del capitalismo con il crollo dell'URSS e dei regimi dell'Europa dell'Est. Lo compariamo alla situazione attuale e vediamo come la crisi del capitalismo abbia destabilizzato veramente a fondo tutte le strutture, gli stati, e stia scuotendo il dominio della classe dominante ovunque. E questo sicuramente avrà un impatto importante anche nel processo di rivoluzione nei Balcani, sia dal punto di vista di avere una serie di movimenti e di convulsioni rivoluzionarie che possono avere un eco e aiutare anche a superare la debolezza storica del movimento operaio come conseguenza del crollo della Jugoslavia in tutta una serie di paesi. Pensiamo per esempio alla Croazia, quello che la compagna diceva, no? Adesso la Croazia sta per entrare nell'euro. E questo avrà un impatto importante anche sulle prospettive economiche e l'impatto sulle condizioni della classe operaia in Croazia, come ha avuto in tutti gli altri paesi che sono entrati a far parte dell'area dell'euro.
ma in condizioni in cui mentre diciamo, l'impatto iniziale dell'euro è stato attutito comunque da un periodo di sviluppo economico, di boom relativo in tutti i paesi diciamo, che sono entrati a far parte di quest'area all'inizio, adesso invece la Croazia entra a far parte dell'area dell'euro, però in una situazione di crisi generalizzata in cui evidentemente tutte le contraddizioni vengono spinte al limite. E stiamo entrando in una situazione in cui tutti i fattori di stabilità del periodo precedente si stanno convertendo in fattori di instabilità. E qua chiudo dicendo che, per esempio, dal punto di vista del commercio mondiale abbiamo un'inversione della tendenza alla cosiddetta globalizzazione, per ovvi motivi, anche per semplicemente come conseguenza dell'impatto dell'accresciuto antagonismo tra i blocchi imperialistici. Un deterioramento impressionante e velocissimo delle relazioni mondiali, pensiamo per esempio a parte la guerra in Ucraina, anche il conflitto tra imperialismo americano e Cina, si sta trasformando da un conflitto di tipo commerciale, con l'esplosione delle barriere protezionistiche prese, misure protezionistiche prese dagli Stati Uniti, ritorsioni cinesi e compagnia bella, ma anche sta diventando adesso il centro di un conflitto di tipo diplomatico, se non direttamente militare ovviamente, ma che rappresenta un livello successivo di questa crisi e che sicuramente peggiorerà nel prossimo futuro con accelerazioni improvvise. Abbiamo la crisi dell'Unione Europea, con la crisi che ha raggiunto i paesi più importanti, il cuore dell'Unione Europea, Germania, Francia, per non parlare dell'impatto di Brexit sulla Gran Bretagna e sull'Europa, che produrrà contraddizioni di tipo rivoluzionario e sta producendo una trasformazione del livello di coscienza, di comprensione, di radicalizzazione di tutto un settore della classe operaia e soprattutto della gioventù a livello internazionale. Di fatto, non ho tempo di entrare in tutti questi dettagli, ma di fatto, come in passato, questo tipo di sviluppi avrà un impatto enorme sui processi nei Balcani, che è difficile prevedere nel dettaglio oggi. Ma penso che ci sia un elemento, che è quello dell'inflazione, che è un processo generalizzato a livello internazionale che spinge, è un aumento della temperatura globale che porta a un aumento della lotta di classe, inevitabilmente. E quindi anche in situazioni in cui ci sono degli ostacoli come l'assenza di organizzazioni, l'assenza di una direzione politica, ma c'è una contraddizione di classe, c'è una classe operaia, c'è una classe dominante, ci sono leggi repressive che impediscono l'espressione di questo conflitto di interessi su una base legalizzata, su una base controllata, su una base che permette di limitarne l'impatto di tipo rivoluzionario. Proprio in quei paesi in cui queste condizioni non esistono, vedremo delle esplosioni della lotta di classe che porteranno a un cambiamento di coscienza della classe operaia. E dobbiamo pensare anche a una cosa, che la coscienza di classe è una conseguenza della mobilitazione, non è che prima si acquisisce una coscienza di classe e poi ci si incomincia a muovere. Non importa da che livello si parte, il conflitto di classe viene generato dal capitalismo e nel momento in cui questo conflitto di classe entra nella fase della lotta di classe, quel processo porta a una trasformazione della coscienza della classe lavoratrice e di tutte le classi nella società. Chiaramente questo è un processo che avviene a livello nazionale, ma avviene anche a livello globale, come abbiamo visto nel periodo del 2019, quando avevamo questa ondata di processi rivoluzionari, di grandi movimenti, come
ciascuno abbia avuto un impatto su quelli che sono partiti successivamente. E vedremo questo processo dei Balcani. In generale ci sono condizioni di vita talmente polarizzate, talmente simili da un certo punto di vista, che l'esplosione della lotta di classe in un paese avrà un impatto immediato anche sulle prospettive per la lotta di classe in tutto il resto dei Balcani. Quindi per concludere proprio, volevo tornare alla questione centrale, cioè qual è la nostra prospettiva per la rivoluzione nei Balcani. Ed è collegata alla rivoluzione internazionale, ovviamente. Siamo entrati in una fase di lotta di classe e rivoluzione e controrivoluzione a livello internazionale. Non è solo, non sono solo i Balcani. Finito. La questione nazionale e l'oppressione imperialista chiaramente gioca un ruolo nel deprimere e nello sviare, nel creare divisioni a ogni livello, e può essere risolta solo per via rivoluzionaria e internazionale. La rivendicazione della Federazione Socialista dei Balcani, di cui abbiamo discusso, con autonomia e garanzie per ogni nazionalità e gruppo di minoranza, è centrale nell'indirizzare qualsiasi movimento che parte sulle basi anche di una lotta economica, ma che necessariamente si radicalizzerà molto velocemente in una lotta politica di tipo rivoluzionario, e per indirizzarlo nella direzione giusta, un appello generalizzato a superare tutte le divisioni. Come primo passo è centrale per la rivoluzione dei Balcani ed è il primo passo per la rivoluzione in Europa, nel vicino Oriente e nel resto del mondo. Quindi vedere questa prospettiva, ovviamente. Questa discussione che stiamo facendo adesso non è accademica, non è solo per conoscere la nostra storia e capire il passato. Ma il capire il passato è un passo necessario per capire quali saranno i compiti per le forze rivoluzionarie in questo periodo che stiamo affrontando, perché dovremo affrontare una situazione che chiaramente non è la stessa della Seconda Guerra Mondiale, dell'occupazione nazifascista, ma ci sono elementi che sono sempre presenti nella situazione e che nella storia del movimento socialista nei Balcani e a livello internazionale, nella storia dell'internazionale comunista, sono state poste, sono state discusse, sono state risolte in un certo senso, hanno avuto un'applicazione seppur parziale, e noi dobbiamo partire da quel livello di comprensione per poter tracciare una direzione rivoluzionaria per questo processo. E questo è necessario per portare avanti la lotta contro il capitalismo in una situazione così frammentata come quella dei Balcani, per garantire una via d'uscita non reazionaria alla crisi del capitalismo in questa parte del mondo. E quindi rivolgo a tutti l'invito, a tutti i presenti che non sono militanti attivi della tendenza marxista internazionale, a unirsi a noi, a continuare la discussione, a chiarire i punti che rimangono oscuri, a intraprendere lo studio più approfondito della teoria e unirsi all'azione anche pratica e organizzativa di chi in questo momento riesce a capire che è necessario risolvere questa contraddizione, se no vedremo il ripetersi di situazioni in cui la classe operaia tenterà di risolvere i propri problemi per via rivoluzionaria e non riuscirà a farlo per le divisioni, per le debolezze, la debolezza del fattore soggettivo della direzione rivoluzionaria, che non esiste in questo momento in nessuno di questi paesi e tantomeno nei Balcani. Grazie.